È arrivato il momento di svapare. Svapoware. Ho tentato di tutto e ora si è fatta la volontà di Dio. Credo di tornare a voi in un'altra forma. Ci rivedremo, ci ritroveremo, ci riameremo. A te devo dire grazie, infinite grazie per tutto l'amore che mi hai dato. Ricordati che sei stata la cosa più importante della mia vita. Dirigente, a 40 anni dal rapimento di Aldo Moro e della strage di Via Fani, il ricordo in un istituto intitolato proprio a lui. Come si trasmette tutto ciò alle generazioni che non hanno vissuto quel momento? È un compito arduo ma bello. Si trasmette, come lei ha potuto vedere, con l'empatia, cioè facendoli appassionare a questa storia, facendogli capire il dolore, tutto quello che c'è dietro, e quindi attraverso questo loro si appassionano. Naturalmente sono venuti già qui consapevoli perché stanno facendo uno studio già da un anno e mezzo sulla figura di Aldo Moro, proprio perché noi quest'anno lo abbiamo dedicato proprio a lui in maniera centrale, proprio come, diciamo, lavori trasversali di educazione alla legalità. Saprei così che tutti ti abbiamo voluto un gran bene ed il nonno forse appena un po' più degli altri. Per quel poco che è durato sei stato tutta la sua vita. Ed ora il nonno Aldo, che è costretto ad allontanarsi un poco, ti ridice tutto il suo infinito affetto ed afferma che vuole restarti vicino. Tu non mi vedrai, forse, ma io ti seguirò nei tuoi saltelli con la palla, nella tua corsa nel guizzare nell'acqua, nel tirare la corda al motore. Io sarò là e ti accarezzerò, come sempre ti ho accarezzato, dolcemente il visino e le mani. Senza memoria non c'è futuro. Come si trasmette questo con l'arte? La memoria si trasmette attraverso anche l'arte, ecco, impressa nel modo in cui ho realizzato queste sculture, diciamo così, che si tiene in vita, ecco, questa è memoria della quale dobbiamo sempre naturalmente farne tesoro per i processi futuri che ci saranno ad affrontare, politici, sociali ed economici e di democrazia particolare per quanto ci interessa nel nostro paese.